E ciao ragazzi e bentornati in un nuovo episodio di Recensione più Doppiaggio. Quest'oggi parliamo di un filmetto molto carino che ho trovato su Prime Video, Il vento che accarezza l'erba. È un po' vecchiotto, possiamo vedere un giovane Thomas Shelby, o per chi è più affermato, un giovane spaventapasseri di Batman, che praticamente fa l'irlandese. Perché? Perché questo film parla della rivoluzione irlandese che è successa intorno agli anni 20. Sinceramente è molto carino perché fa vedere una realtà che molte volte dimentichiamo e che purtroppo ancora adesso è reale, perché non so se sapete, ma l'IRA, cioè l'Organizzazione di Liberazione Irlandese, è ancora attiva per colpa dell'Irlanda del Nord, che ancora non è stata data a questi poveracci. E insomma, purtroppo è una cosa ancora sentita, soprattutto in Irlanda. Da noi sicuramente non tanto, però è carino da vedere, è storico, fa vedere molte cose. E niente, cominciamo con trama, personaggi e obiettivo. Allora, la trama parla di come questo ragazzo che studia medicina, che a dire la verità vorrebbe andare a Londra appunto per avere una vita migliore, poi sotto sotto viene convinto dal fratello e sente un amore per la sua patria e decide, dopo determinate cose che succedono nel suo paesetto, perché comunque succedeva abbastanza spesso che un irlandese veniva massacrato di botte a morte da inglesi, e quindi si fa rodere il culo e cominciano a ribellarsi. Tutto va intorno a lui, comunque c'è anche una mezza storia d'amore. Mi ha ricordato leggermente Braveheart, ma in stile irlandese e moderna, ma naturalmente molto, molto, molto meno spessore. Braveheart è un masterpiece. Vabbè, trama alla fine, c'è, cioè, che volete, comunque un film leggermente storico, quindi parla di appunto anche quello che succede durante quegli anni, di come riescono a ottenere qualche concessione in primis, poi piano piano succede il panico e poi la sua storia insomma è primaria, e ci sono due storie secondarie, quella romantica che ha con una tizia e quella appunto del paese, quindi l'obiettivo suo. E devo dire un 7 secondo me. Personaggi, allora c'è lui, c'è il fratello, lui molto molto carino, intelligente, sa il fatto suo anche a livello di guerriglia, tutto il resto, cerca insomma di fare il suo perché, ma comunque è solo uno. Il fratello è ancora più credente, diciamo, nell'Irlanda, perché è un po' più stupido, semplicemente per quello, perché di solito chi appunto è un po' meno aperto mentalmente, no, vabbè, ci credono tutti e due allo stesso modo, solo che lui lo dà più a vedere, più istintivo, invece il nostro protagonista è un po' più tattico, in un certo senso, pragmatico, ecco, come un dottore. Altri personaggi ce ne sono pochi, comunque ragazzi vari che poi piano piano stirano nel fa vedere anche come lui perde gli amici, la ragazza sua, però comunque sono tutte persone abbastanza semplici, perché comunque si parla di contadini che stanno facendo una ribellione sotto sotto, quindi 6, perché comunque è quello che serve e basta. Passando all'obiettivo, per me è un film carino che non vuole sicuramente puntare in alto, dove semplicemente ha voluto raccontare dei fatti che sono nel cuore, penso, di molti irlandesi, ma allo stesso tempo facendolo senza farti annoiare troppo, appunto mettendo delle componenti sia romantiche che di trama un po' più spesse in un certo senso. Però sì, deve comunque piacere anche un po' di storia per amare questo film, perché ci sono alcuni punti morti. Quindi come obiettivo io darei un 7. Come voto finale, quindi, io direi un 6,5. Vi consiglio di vederlo se siete interessati all'argomento e se non avete un cazzo da fare. Ci vediamo venerdì con il doppiaggio del vento che accarezza l'erba.